stanno... Buonasera a tutti, buonasera, ultima puntata di Calcio.Basket, anche per quanto riguarda la pallacanestro, anche per quanto riguarda la nostra amata pallacanestro. Il campionato è finito, c'è ancora qualcosa da dire? Sarà un'estate molto calda, come ho avuto modo di ipotizzare prima nell'ultima parte del Sant'Arcangelo. Innanzitutto, buonasera Federica. Buonasera Loriano, buonasera a tutti. Buonasera, il nostro Alessandro Ceccoli. Io sì, qui, buonasera. Buonasera Daniele Bacchi. Buonasera. Avevamo chiamato anche il presidente Sergio Mattarella e Matteo Salvini, ma non hanno, quindi ci dovrete dire voi della pallacanestro. Intanto vi ringrazio, tornando a essere seri anticipatamente, per la stagione intera. Concluderò i riferimenti, i ringraziamenti anche dopo, perché anche grazie a voi siamo riusciti a continuare un dibattito che magari si era un po' perso. Parla di pallacanestro un po' fuori, un po' dentro, perché quest'anno, come sappiamo, è successo qualcosa un pochettino anche fuori, anche se io credo il grosso debba succedere. Krebs innanzitutto, perché se dovessimo fare un bilancio, facciamo un bilancio innanzitutto dell'intera pallacanestro, perché noi siamo ritornati quest'anno Alessandro, e poi cosa succede? La nostra società di punta della provincia, ma insomma quella che è stata leader del movimento per tanti e tanti anni, il Basket Rimini, retrocede in C-Gold. In C-Gold c'erano gli amici della pallacanestro Titano, che sono retrocessi in C-Silver. In C-Silver c'è Sant'Arcangelo, che ha giocato un buonissimo campionato, dopo ne parleremo, e potrebbe essere promossa, è ancora in lizza per l'eventuale promozione ai playoff. Poi più in basso sono Bellari e Riccione, ma insomma, diciamo, il movimento in totale non pare godere di ottima salute. Direi proprio di no. No. Direi proprio di no, perché comunque i risultati parlano per la società, purtroppo, e l'unica squadra che fino a questo momento ha fatto... sta provando ad arrivare fino in fondo a Sant'Arcangelo. Bellaria secondo me ha fatto una stagione importante, ma aveva anche dei giocatori, adesso al di là dell'età, importanti per la categoria, quindi forse è arrivata un po' tra virgolette cotta per età dei protagonisti. Vogliamo citarli, vogliamo che passino. No, tra l'altro uno dei due lo vedo anche domani mattina, quindi se dico che Tassinari è cotto subito domani mattina mi dirà qualcosa. Ti scrocchia. Mi scrocchia male. E sì, diciamo che non è un momento brillantissimo per la pallacanestro in generale locale. Poi secondo me la punta dell'iceberg è la retrocessione in serie, adesso non è sempre per girare il coltello nella piaga, ma la retrocessione in serie C di Rimini, che è arrivata insomma abbastanza a sorpresa o no? O te lo spiego, perché tutti all'inizio, un po' all'inizio anno... All'inizio me la potevo anche aspettare. C'è poi stato però quel filotto, soprattutto a dicembre... Che non nascondo che io dissi che se la squadra doveva essere rinforzata, io dissi questa cosa, anziché rinforzarla proverei a giocarmi l'ingresso nei playoff con questi ragazzi. E infatti siamo andati giù, ecco, proprio per dirti come si capisco di pallacanestro. Daniele, te aspettavi questo? Anche perché questo è un momento, abbiamo commentato i fatti, le partite nell'immediato dopo partita, tutte più o meno a caldo il giorno dopo, adesso siamo un po' più a mente chiara e lucida. C'è stato forse quel filotto a dicembre incredibile? Dicembre-gennaio, sì. Dicembre-gennaio, che aveva un po' illuso tutti, si è andati però un po' sotto al valore della squadra, al di là di quel filotto, alla fine questi ragazzi potevano fare di più. Ma senza dubbio, anche se di fatto all'inizio le perplessità della grande massa e degli esperti soprattutto dicevano che noi eravamo nelle ultime cinque, e alla fine poi, girala come vuoi, siamo finite nelle ultime cinque. Una cosa certa è che siamo finite nelle ultime cinque perché i cosiddetti ritocchi che probabilmente altri hanno fatto da noi sono stati un pochino scarsi. Non so che dire, io ci ho creduto tantissimo durante il filotto positivo, che però, se ce lo ricordiamo bene, veniva da un filotto fortemente negativo, 6 perse, 1 vinta, e quindi alla fine più o meno avevamo fatto quasi un bilancino. Però oggettivamente io fino all'ultimo avrei firmato per dire no, ci salviamo tranquilli. Sarà che sono molto fiducioso, sarà che me ne intendo di pallacanestro come lui, non lo so, però
oggettivamente io ci credevo, perché conoscendo le persone che vedevo in campo, per me ce l'avrebbero potuta serenamente fare. C'è da dire che sono proprio mancate nell'ultimo mese delle energie che non erano solo fisiche ma erano anche mentali, quello sì. Sicuramente, anche perché io sono reduce la parte del calcio, ma tutte le retrocessioni che ho visto negli ultimi tempi, e purtroppo sono state parecchie in ogni sport, sono di squadre che non se l'aspettavano di finire nella menma fino all'ultimo momento, ci sono finiti e poi mentalmente sono arrivati scarichi. Dopo quando sei lì, la sabbia ti tira di sotto, non ti spinge lì in su, non c'è niente da fare. Però questo è il passato. Il presente, Alessandro dice che la società nell'immediato, anche qui a finale di campionato, aveva lanciato proclami di conferenza stampa che dovevano arrivare, c'erano stati anche termini massimi, dopo chiaramente anche Daniele sullo stesso tipo di tema di argomento, però insomma noi forse siamo anche abituati troppo a un Luciano Capicchioni che si fa la squadra in agosto, a prescindere dalle ragioni e dei torti, non è questo il tema in questo momento. Che ti fa la squadra in agosto, si parte da lì e in mezzo c'è sostanzialmente nulla. Cos'è? Quest'anno ci stiamo abituando ancora a una sostanza del genere? Ti aspetti che vada come gli altri anni, oppure queste settimane sono una questione diversa e già a breve ci saranno novità dal tuo punto di vista? Non c'era una conferenza stampa che doveva essere organizzata entro la fine di maggio, no? Se non sbaglio. Ancora siamo lontanissimi ancora. Beh, strappammo un 30 maggio. Siamo lontanissimi, 48 ore. Strappammo un 30 maggio, ma oggettivamente io non ci credo a un 30 maggio. Ti ho detto l'anno? Perché 30 maggio. Quella è la chiave. Ecco, questo potrebbe essere giusto, potrebbe non essere il 30 maggio del 2018, ma c'è anche da dire che poi i campionati finiscono il 10 di giugno. E allora forse solo dopo che sapremo esattamente chi è stato promosso, chi è stato retrocesso, chi sarà ripescato, quanto spazio c'è per riuscire a ritornare eventualmente a spendere questo titolo di vita, che è un valore. Però io credo che Rimini sia indietro nella lista dei... Molto indietro. Su questo sono d'accordo con voi, però la sensazione, almeno quest'anno, molto più degli altri anni, a me pareva che fosse la società vuol dire qualcosa al di là del fatto che Elena Maghelli ancora sì o no, facciamoci Silver ancora sì o no, Tiberti magari, virgola, punto, due punti come Totò, al di là di questo pensavo, io avevo la sensazione dalle dichiarazioni di Capicchioni, dal fatto della conferenza stampa, che si parlasse di altro, che si parlasse di un cambio di mano, che la stessa società aveva ventilato, e non semplicemente dalla questione tecnica. Il tuo punto di vista? Sì, però ci ho creduto i primi 5 minuti, perché tanto il comportamento normalmente è quello lì. Se non vuoi parlare di una cosa, fai finta che non ci sia, quindi ci lasci andare le cose nel dimenticatoio, poi se capiterà l'evento famoso. In questo modo qui è scemato tutto, la contestazione che c'era via internet, le polemiche eventuali, tutto un silenzio stampa, che così aspettiamo una famigerata data che non arriverà mai, e poi quando ci sarà qualche cosa ci racconteranno qualche cosa. Si sa che sotto si lavora, perché chiaramente c'è qualcuno che vorrebbe vendere, qualcuno che vorrebbe provare a comprare, o comunque a fondere, o a fare, o a brigare. Chiaramente meno se ne parla, meno si lavora, e più si lavora sotto il filo dell'acqua, e quindi meno se ne sa, però è chiaro che è brutto, perché a prescindere da come si chiudono le operazioni, come si chiuderanno eventualmente le operazioni, perché comunque è un buco che c'è per tanto tempo durante una fase dell'anno, che dovrebbe essere riempito comunque con notizie, con cose, ma anche organizzando il torneo di bocce con i figli dei giocatori, con le mogli dei giocatori, cioè portare qualche cosa nell'evento che è la pallacanestro in questo caso. Invece si abbandona tutto e non c'è iniziativa, non c'è niente. Non so se ci saranno tournée in Corea del Nord, perché se Kim apre, può darsi con Kim. C'è stato anche Dennis Rodman, quindi però costa la trasferta, quindi. No, però se il caro leader volesse aiutare con il razzo lui. Sì. Chissà il dialogo come sarebbe. Daniele, uno degli attori
non nel senso teatrale, insomma, ma uno degli attori di questa vicenda degli ultimi mesi dal punto di vista societario è stato Corbelli, no? Corbelli, anche qui Lusini ha confermato, sono visti parecchie volte, si sono visti molto frequentemente negli ultimi mesi, anche a vedere partite insieme allo stesso, assieme allo stesso Lusini, assieme allo stesso Capicchioni. Ci sono sicuramente state diverse offerte che al momento non credo siano state concretizzate, sia per la gestione del solo settore giovanile, sia per la totalità della prima squadra, che evidentemente non hanno soddisfatto il Luciano Capicchioni. Secondo te, la mia domanda è, la sensazione è che sia un'ipotesi quasi definitivamente tramontata, la tua opinione? Io la vedo remota, la vedo fortemente remota. E, non conoscendo il personaggio, perché poi bisognerebbe potergli parlare, io non faccio, non essendo giornalista non ho neanche motivo per andargli a parlare, e non, e, però conoscendo un pochino di più, non tanto per sentito dire ma per sentito proprio, la campana Capicchioni non la vedo. Rischiamo di ritrovarci di nuovo con Luciano con le chiavi in mano fra 15-20 giorni, e a me dispiacerebbe che fosse ancora un'altra annata come queste due già passate, anche se quella dell'anno scorso un pochino abbiamo un pochino così, abbiamo un po' sorriso forzandoci le mani, ma mi dispiacerebbe tantissimo che dovessimo ancora rimacinare un'altra annata, che sia poi C, che sia un ripescaggio in B, cambia poco. Confermo, il ripescaggio in B sarà complicatissimo, perché ne abbiamo davanti, e una delle ultime notizie del 23, Olginate, che era davanti a noi, ha detto io ci sono per il ripescaggio. Credo che le prime che abbiano diritto siano le perdenti dei playoff della categoria sottostante addirittura, quindi vuol dire entri in un meandro, che se c'è una squadra che ha fatto, sì, una squadra di Serie C Gold che ha fatto la formazione per salire ed è uscita magari inaspettatamente, ti dice io vado, corri il rischio di rimanere indietro. Quindi si dice sempre, no? Potrebbe andare peggio, potrebbe piovere, in questo caso potrebbe piovere, perché oggettivamente non siamo i primi della lista ma siamo in fondo. Sembrava all'inizio addirittura alcune squadre di A2 che sono lì che vendono il titolo, non è vero, quindi hanno trovato i soldi e si sono sistemate, quindi se non ci sono le squadre di A2 vuol dire che da sotto lo spazio per risalire non c'è. Comunque degli amici a Pesaro, Scavolini, parliamo di Alex Scavolini, ecco, dalla Virtus di Virtus Victoria Pesaro, che è una squadra che è molto più storica per risultati e per eccetera eccetera eccetera. Allora, ho incontrato degli amici a Nazena che sono legati a questa, ha detto che erano, adesso non so come è finita perché non ci ho guardato, però mi avevano detto che stavano decidendo eccetera, ma se si presentava qualcuno con un progetto serio, il pool di sponsor che la sta mantenendo gliela regalava. Ecco, questo dicevano a Pesaro. Dicono, cioè, se si presentava uno dicendo questi sono i soldi, questo è il progetto, questa è la squadra, ci salviamo, non ci salviamo, gli dice, ecco, queste sono le chiavi per aprire la palestra. Chiusa lì. Gliela davano in toto. Parliamo di budget da 2,2 milioni non bastano, all'anno. Non bastano, perché esatto, quest'anno perché qui ne hanno fatti. Ma quello che vi chiedo io è, qual è la cifra? Non del budget che serve per una buona B e una buona C-Gol. Qual è la cifra che accetta Luciano Capicchioni? Perché stiamo su quello, stiamo sui parametri banalmente per 10 anni che ha più volte ribadito su internet, non su, sulla pagina, tra l'altro intervenendo alle risposte di RBR, diversi componenti della famiglia Capicchioni, dello staff. Qual è la cifra che secondo voi chiederemo qualora ci fosse questa conferenza stampa che Luciano Capicchioni ritiene di dover accettare per i parametri di 10 anni giù di? Perché siamo su quello, non siamo su altro in questo momento. Non ho idea, dopo se lui ti mette in conto che ci sono dei prospetti ipotetici da NBA, la cifra può salire, altrimenti no. Cioè, se sei un fantomatico Pedro non la metto, guardia tiratrice, Italo-Argentina, che tesserata per i Krebs, ecco che magari sarà il valore della società, altrimenti non so, non ho idea, perché ripeto, quando vendi, se vendi solo la Serie C in questo momento non è che vendi un gran prodotto, insomma, diciamo che lo trovi nel banco di quelle che sono vicine alla scadenza, no? Con il prezzo dimezzato,
se chiaramente c'è tutto il discorso generale, cambiano un attimino i parametri, ne abbiamo già parlato. Io se comprassi comprerei tutto il negozio, non comprerei soltanto la cosa che è vicina alla scadenza, anche perché la finisce subito. Esattamente. Se non la mangi in fretta. Sai, nel pacchetto intero ci sono anche parametri di gente come Ariel Filoi, non solo dei ragazzini che vanno a giocare in C, ci sono anche personaggi di peso. Quindi non so, se uno va a fare dei conti rischia che venga fuori una cifra che poi dopo non te la dà nessuno. Non sono del settore, però io credo che la valutazione che debba essere fatta è eventualmente cosa valgono i parametri di qui a 10 anni, cosa vale la società, cosa vale tutto quanto, al di là che la società è senza debiti perché è pulita, per carità di Dio, e si fa per differenza, secondo me si può fare una valutazione. Però ripeto, non è che vendo, se vendo oggi, vendo un valore attuale dei parametri a 10 anni, voglio dire, non è che posso vendere per 10 anni, perché se io adesso con tutta, sono un giocatore che si fa male, quello lì non gioca più, se uno decide di andare a fare il bagnino a Cuba anziché giocare a pallacanestro, quello è un rischio grossissimo. Voglio dire, la valutazione che devi fare è al valore attuale di un eventuale incasso a 10 anni, quando tu vendi oggi, non è che vendi oggi per 10 anni, quindi è un discorso che deve andare nelle mani di gente che è del settore, insomma, anche dal punto di vista amministrativo. Sì, che sappiano fare i conti. Non è che dici io ho tirato fuori X mila euro per mettere a posto la società, quindi quelli li voglio tutti, però mi tengo anche quello e mi tengo la bacheca con tutti i cristalli dorati e ti do i bicchieri sbeccati. Ecco, cioè. Assolutamente sì. Parliamo anche un attimo del fatto che ci sono squadre che stanno ancora giocando. Sono squadre che hanno vinto, ad esempio il CNO di Sant'Arcangelo ha vinto il torneo WISP, la Final Four, con la finale contro il Ciucciù Team di San Marino, proprio una settimana fa, 2 volte campioni, e complimentissimi a una squadra che era tra le favorite a inizio stagione e anche alla vigilia di questa Final Four, ma insomma non è mai automatico che quelli che sono favoriti o su di lì riescono poi a confermare sul campo i pronostici. Complimenti a loro, complimenti alla Stella che ha vinto la bellissima semifinale con i Villanova Tigers in promozione, adesso gioca per andare su con finale secca a Bertinoro, una serie bellissima quella con Villa, prima sconfitta stagionale della Stella, arriva in casa in gara 1, poi i ragazzi di Coach Casoli si sono rifatti in gara 2 a Villa e poi hanno vinto gara 3 ancora in casa in via Fantoni, sede della Stella e di tutte le sue attività, e poi Sant'Arcangelo chiaramente, perché Sant'Arcangelo era un passo dall'eliminazione, sconfitto in casa con tante arrabbiature, Daniele, per decisioni arbitrali non, una partita in trasferta abbastanza incredibile quella, perché sotto di 6 a pochi minuti alla fine un paio di bombe decisive, una bomba di Luca Pesaresi dall'angolo con una di quelle che però lui mette 102 volte su 100 perché era venuta dopo una buona rotazione, dopo aiuti difensivi, alla fine lui era abbastanza libero e la mette 2 volte su 1 se si potesse, non so, passate. Poi il Sant'Arcangelo ha vinto gara 3 sabato scorso e adesso gioca per vincere, insomma, naturalmente lodi anche a una squadra che sta facendo bene, di cosa Massimo Bernardi. Lodi assoluta, perché poi Massimo Bernardi lo conosciamo, i ragazzi che giocano a Sant'Arcangelo sono tutti, molti di questi sono secondo me sopra la categoria nella quale stanno giocando e quindi di conseguenza hanno fatto un bellissimo campionato perché c'è talento e poi dopo c'è un insieme che ha un leader che è Massimo Bernardi, che la voglio, quindi assolutamente non ci sono speranze. Chi entra nella testa. Chi entra nella testa, sì. Adesso hanno un 2 su 3 da vincere, e l'avversario è Novellara che peraltro nella stagione regolare ha fatto meno punti di loro, però bisogna stargli attenti, per carità, meriterebbero largamente perché sono rimasti sempre lì nel punto più alto della classifica, e per cui sarebbe un vero peccato, perché se lo meritano davvero. Poi specialmente poi le cose sono cambiate in meglio dal momento che è ritornato Luca Pesaresi, che è un altro che ha fame di vittoria, non ha paura a nessuno, quindi
è un gran bel momento per loro e speriamo proprio che ce la facciano, perché se lo meritano largamente. Alessandro, tornando a parlare di basket Rimini, abbiamo parlato della conferenza che ci sarà, speriamo, per quanto ha detto Luciano Capicchioni, vediamo se tra poco o tra molto, ma comunque credo che comunque una conferenza stampa ci sarà per anche solo per fare il punto della situazione, come è successo negli anni passati. Poi vedremo nella sede della conferenza stessa di cosa si parlerà, ma al di là di questo io mi aspetto anche del movimento da un'altra direzione, e mi riferisco anche a quanto io credo non sia da sottovalutare quanto ha scritto il gruppo di Rivogliamo il Basket Rimini qualche settimana fa, dicendo stiamo lavorando per qualcosa che succederà. Io non credo che sia da sottovalutare questa cosa qua, non so a cosa porterà, ma credo che in città, al di là della questione Corbelli, ci sia anche altro movimento. Non so qual è la tua opinione. Io sono convinto, anzi si vocifera che ci siano comunque già delle cose, fra virgolette, dei pacchetti presentati, pronti per poter fare delle offerte che possono essere considerate interessanti. Io penso che alla fine riguardano soprattutto il discorso del settore giovanile, per ricompattare, per fare, e di conseguenza che per la prima squadra, e chiaramente per fare delle operazioni di quel genere lì bisogna essere sempre in due, no? Ci deve essere un venditore e un compratore, e bisogna mettersi d'accordo sul prezzo. La vedo dura lì, perché poi alla fine dalle dichiarazioni si evince questo qui, che il problema è quello lì, quello che voglio io, perché io ho fatto questo, ho fatto qua, per carità di Dio, ho fatto tante cose positive, e non è che voglio gettare la croce addosso a Luciano Capicchioni, alla sua famiglia e al suo staff. Però è anche vero che quando tu, ripeto, hai un prodotto che sportivamente si è deteriorato nel prezzo, la valutazione va fatta complessiva. Chiaramente io cercherò sempre di ottenere dalle mie cose il miglior prezzo possibile, e quello ci sta nella trattativa. Però quando si va poi al dunque, la valutazione da fare è: io ho un valore commerciale oggi che è X, ma questo X è molto meno rispetto a quando, quando l'ho comprato, l'ho acquistato e l'ho sanato. Ripeto, faccio sempre l'esempio di casa mia. Quando io ho messo a posto casa mia, ho tirato fuori i soldi per metterlo a posto. Poi non è che la rivalutazione è stata nel breve, adesso quando la vado a vendere la vado a prendere come se non fosse vecchia, come prima di metterla a posto, voglio dire. Quindi, a meno che non ce l'hai proprio in Piazza Tre Martiri sull'orologio, ecco. Cosa ti aspetti, Daniele, invece tu, da questo punto di vista? Le voci sono voci, e soprattutto bisogna vedere la volontà. Perché al di là del fatto che uno dice io voglio vendere, sì, io voglio comprare, benissimo, ma che voglia hai di vendere, che voglia hai di comprare, no? Però obiettivamente, perché bisogna vedere quanto ti allunghi. Proprio dichiarato che lui l'ha dichiarato anno, che era apertamente anno, che voleva vendere, che voleva fare. Quindi voglio dire, perlomeno mi aspetto una dichiarazione dove dice, una conferenza rispetto a 20 giorni fa a caldo, ho detto delle cose che magari in questo momento poi ho valutato con freddezza e ho valutato che la tengo. Però io quando dico quelle cose lì, che Rimini non è Miami, che quello non mi ha aiutato, che quell'altro non mi ha aiutato, che tutte le cioè, puoi chiedere. Dopo siamo sempre lì, giri. Giriamo sempre lì, tu non dire, cioè, hai fatto delle dichiarazioni, io penso, hai fatto delle dichiarazioni di un certo tipo, poi se le cose vanno avanti, per carità, fai la conferenza stampa e dici ho venduto a Luca Corbelli, a questo, a quest'altro, a Tizio Caio, perfetto. Non ho venduto perché non c'erano le situazioni consone per vendere, però voglio dire, mi aspetto un qualcosa, anche perché è stato chiaro. Cioè che Rimini non è Miami, lo sappiamo tutti, anche che Miami ha qualche milione di abitanti in più. Poi c'è l'American Airlines Arena, no, il Flaminio, lì non piove dentro. Lì non piove. C'è anche uno stadio del baseball. Non si rompono neanche i cavi. Curioso, sì. Curioso, abbastanza carino. Sono stato lì, è bello l'American Airlines. Adesso non so come si chiama, perché loro si chiamava American Airlines. Non so, tanto anche lì siamo a cicli di 2-3 anni con super sponsor. Qui, cioè, lì sì, arena da 22.000 posti, dai. Esattamente. Sul Bayside. Molto bello così. Chiudiamo con questa. Noi abbiamo la cosa, però abbiamo la ruota. Vabbè, e loro non ce l'avevano. Io direi di aspettare prima di fare delle altre valutazioni. Di aspettare 11-12 giugno. No, campionati chiusi. Campionati chiusi. La chiave è quella, non nascondiamo. Secondo me la chiave è campionati chiusi. Campionati chiusi cosa intendi? Della zona o della... No, campionati chiusi della, sì, insomma, della zona, ma in generale, perché poi... Ma no, sì, è vero. No, della zona. La 2 finisce alla fine di giugno, effettivamente. Diciamo della zona. Sono tornato. Diciamo della zona. Finiamo con l'NBA, dai. Però il problema è che non ricordo bene, ma
la data di iscrizione del campionato successivo è nei primi di luglio, e quindi a quel punto bisogna aver capito, ci iscriviamo, non ci iscriviamo, se ci iscriviamo in quale categoria riusciamo ad andarci ad iscrivere. Esatto. Sono tutte dei tassellini che non sono così da buttare via, e in particolare uno che compra al 30 di giugno, il 7 è pronto a versare, ha già in testa la squadra, ha la compagine economica che ci mette i quattrini, perché secondo me il principio del cammello rimane sempre buono. Anche un giocatore che decide di tornare a Rimini o di venire a Rimini vorrà vedere un pochino di sostanza, specialmente se non ha 16 anni, per cui è contento di venire a Rimini a giocare perché finalmente c'è una platea. E comunque una cosa che a me dispiacerà tantissimo, se non riusciremo a valorizzare, riusciremo in senso generale, non che io lo possa fare, un titolo di Serie B, che è un vero peccato. Vediamo cosa succede, chiudiamo qua. Innanzitutto brevissimi ma doverosi ringraziamenti innanzitutto a tutti gli ospiti che si sono avvicendati qui durante l'anno, che hanno avuto piacere di dialogare con noi sulla pallacanestro giocata e non tanto alle società, perché dalle società obiettivamente abbiamo riscontrato mediamente poca collaborazione, pochissima collaborazione, al di là di alcune notabili eccezioni che ringrazieremo sempre, ma dal punto di vista della collaborazione nel mandare ospiti spesso non sono state, diciamo così, amiche della pallacanestro. Al di là di questo, chiudiamo con delle note positive. Ringrazio naturalmente Roberto Bonfantini che mi ha concesso di condurre questa parte della pallacanestro, questo calcio.basket versione pallacanestro di quest'anno, stagione 2017-2018. Ringrazio Federico, ovviamente. Grazie Adriano. E naturalmente a voi, nostri pilastri della trasmissione, un grandissimo grazie ad Alessandro Cecchi e Daniele Bacchi. Vi lascio due parole di chiusura. Io ringrazio, ti dico qualcosa prima, io lo ringrazio voi perché ho avuto l'opportunità dopo tanti anni di tornare a parlare di pallacanestro, che è una cosa che mi fa immensamente piacere. Non è stata fortunata la stagione, però è stata un'occasione per poter tornare in maniera effettiva dentro l'ambiente. Di questo ringrazio sia te che Roberto che tutta la TV, perché è stato un bel rientro che mi ha divertito. Sì, senza risultato. Grazie, senza dubbio, al di là del risultato penso che abbiamo parlato di pallacanestro e abbiamo dato spazio non solo alla prima squadra, ma abbiamo dato spazio a tante possibilità, a tante opportunità. Abbiamo portato qui il basket in carrozzina, abbiamo portato qui tutte le categorie di società che hanno partecipato ai campionati, abbiamo parlato di giovanile. Diciamo che il nostro piccolo mestiere l'abbiamo portato a casa. I risultati non hanno pagato, ma al di là di quello, noi più di così, oggettivamente sui risultati non potevamo incidere. A meno che forse siamo stati troppo buoni, quello sì. Ce lo siamo già detti, siamo stati troppo buoni nei confronti della prima squadra in particolare, potevamo forse essere un pochino più critici, ma in ultima analisi il risultato è sul perché, non è qui sulle poltroncine, ed è stato comunque piacevolissimo trovarsi qui ogni lunedì. Anzi, un dispiacere è quel paio di volte che non sono riuscito a essere presente, devo dire la verità. Grazie Daniele, grazie mille Alessandro, grazie mille Daniele, grazie mille Federica. Noi vi diamo appuntamento al futuro, naturalmente vi invitiamo a restare sintonizzati, ad amare la pallacanestro e a capire cosa succederà in questa calda estate. Io scommetto che sarà un'estate di qualche cambiamento interessante. Ciao a tutti.